Ciao ragazze, nuova video review. Questa volta la voglio dedicare ai nuovi rossetti art design della Colistar. In questi giorni li ho provati tutti quelli che ho, perché mi hanno inviato varie colorazioni. E quindi niente, voglio dirvi i miei pareri su tutti i rossetti. Vi sto parlando in particolare appunto di questo rossetto con la confezione che ha insieme anche la matita. Li ho provati ad uno pensando che ogni colore avesse la sua durata, perché a volte capita che varie colorazioni abbiano poi delle durate diverse o degli effetti diversi. Le colorazioni mi piacciono assolutamente tutte, sono dei colori quelle che tra tutte preferisco, senza ombra di dubbio, è il 18 Mora, il numero 02 Nude, quello centrale, e il numero 010 Ciclamino. Queste sono le tre colorazioni che secondo me sono fantastiche, anche se devo ammettere che la numero 012, che è questo arancione fluo, è stupenda, però diciamo che le mie preferite sono quelle tre. L'unica colorazione che non mi piace assolutamente è la numero 07, è un rosino molto tenue, anche con l'applicazione al di sotto della matita abbinata, e va a evidenziare un po' le pellicine, e va bene secondo me per quelle persone a cui piace giusto avere un tocco di colore sulle labbra, che non amano i rossetti molto presenti. Però le ragazze come noi, che piacciono i rossetti strong, sicuramente questo non è una colorazione perfetta. Quindi farò così: adesso vedrete tutte le colorazioni e successivamente vi dico le mie opinioni. Allora, avete visto tutte le colorazioni? Come potete vedere sono dei colori molto 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 belli, molto intensi, pur essendo pur avendo appunto questo finish un po' lucidino. Allora, io ho qui il mio quadernino con tutto quello che mi sono scritto in questi giorni e voglio per prima cosa descrivervi le matite. Allora, le matite presenti all'interno di questi kit sono molto molto morbide, hanno una texture molto elevata, però secondo me e secondo il mio parere sono molto morbide. Questo fa sì che quando applicate il rossetto sbavi, nel senso, vi spiego bene. Io quando ho fatto il test ho fatto metà labbra senza, con l'applicazione del rossetto senza matita, e l'altra metà con l'applicazione del rossetto con la matita, e ho notato che la parte in cui avevo applicato la matita praticamente il rossetto è andato fuori dai bordi, cosa che è avvenuta anche dall'altra parte, ma veramente in maniera levissima, quindi diciamo che un po' ci sta, ecco, perché hanno una texture abbastanza morbida questi rossetti, quindi un pelettino ci può anche stare, ma non era brutto da vedere, era giusto un po'. Qua invece proprio la parte dove ho messo la matita era veramente troppo fuori dai bordi, quindi secondo me questo dipende dal fatto che la matita è davvero morbida. Queste matite sono da utilizzare singole, quindi da utilizzare solo la matita senza applicare il rossetto sopra, in questo modo vanno bene. Per quanto riguarda i rossetti, dopo 4 ore era perfetto, quindi la texture del rossetto era perfetto, era ancora intenso. Poi io ho mangiato, e anche dopo aver mangiato, vi lascio qualche foto qui mentre parlo, anche dopo aver mangiato diciamo era andata via un po' la parte interna del rossetto, però ho mangiato dopo 6 ore che l'avevo applicato, e nonostante dopo 6 ore, nonostante dopo la cena, era ancora, diciamo, non perfettissimo, però ancora c'era. Mi piace molto il loro packaging, davvero molto particolare, è molto elegante, molto bello, tutto lucido, specchiato. Quando applicate il rossetto avete l'effetto di labbra
subito idratate. Come ben sapete, ho il problema delle labbra molto secche. Quindi appena l'ho applicato non mi è andato a evidenziare le pellicine, ma mi è andato subito questo effetto idratante. Se applicate la giusta quantità non va sui denti, e per avere questo finish un po' lucidino è una cosa buonissima. Quindi questa cosa assolutamente mi ha lasciato stupita, perché appena l'ho messo, visto che era lucidino, ho parlato per un po' di tempo, ho detto sicuramente avrò rossetto sui denti. Sono andata a specchiarmi e non avevo assolutamente nulla, quindi questa cosa mi ha particolarmente colpita. Quindi in linea generale devo dire che sono rimasta molto contenta di questi rossetti, penso che siano validi se non usati con la matita, ricordiamoci. Quindi è un peccato il fatto di comprare il kit e non poterla utilizzare. Magari sulle mie labbra ha dato questo effetto, su altre persone magari con la matita dura di più, però sulle mie labbra, che ricordiamoci sono abbastanza secche, ha dato questo piccolo inconveniente. Quindi utilizzati entrambi i prodotti da soli sono assolutamente magnifici, e io assolutamente mi sento di consigliarveli perché mi hanno davvero colpito. E niente ragazze, fatemi sapere in un commento se anche voi avete provato questi rossetti e quale tra tutte queste colorazioni vi piace di più. Spero che questa video review vi sia piaciuta, vi mando un grosso bacio, ci vediamo venerdì con un nuovo video di DIY. Ciao! Ciao ragazze, eccomi con il nuovo video del lunedì. Allora, come ben sapete, ogni lunedì c'è il video tutorial, lo ripeto magari per le nuove iscritte. E oggi volevo fare...